Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Giona 3:4. Ma per noi sono rimasti 39 giorni, perché è già passato un giorno ieri, mercoledì del genere. Perciò vi dico, ancora 39 giorni e finirà questo nostro cammino. È un cammino. Essendo un cammino, il Signore ci mette dinanzi a noi la vita, perché ogni cammino porta alla vita. La fine di ogni cammino è di salvare la vita. Chi va per un viaggio, un pellegrinaggio, e non soltanto di partire a casa e non di ritornare più, no. Iniziamo questa nostra meditazione con una preghiera e vi spiegherò perché questo nostro cammino deve avere alla fine la salvezza della nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ringraziamo, Signore, dei tuoi doni, anche per questo tempo santo di Quaresima. Ricordiamo che tutti noi siamo plasmati con il tuo Spirito. Guidaci su questo cammino verso la Pasqua. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Carissimi, 40 giorni di cammino. È già passato un giorno, mercoledì del genere, e con oggi sono rimasti 39 giorni. Questo non è il primo cammino. Leggiamo il primo libro della Bibbia, Genesi 2:4. Prima di iniziare il suo cammino, Adamo, il Signore si rivolgeva ad Adamo, presentandogli due strade. La strada verso la vita e ciò l'altra verso la morte. Dio plasmò un giardino. Poi in questo giardino si trovava ogni sorta di alberi. Gradito alla vista, ma anche buono da mangiare. Genesi 2, 4, 5. Nel questo giardino si trovava l'albero della vita, ma anche l'albero della conoscenza del bene e del male. La scelta del bene portava alla vita. La scelta del male portava alla morte. Dio si presentava così dinanzi ad Adamo, prima che lui iniziasse il suo cammino, Adamo. Poi oggi, la prima lettura di oggi, sentiamo il libro di Deuteronomio, capitolo 30, versetto 15. Mosè parlò al popolo e disse: Vedi che io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, perciò, io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui stai per entrare. Stai per iniziare un cammino, Israele. Perciò Mosè lo parlò, Israele. La vita, salvare la vita, la scelta per salvare la vita e la scelta verso la morte. Nel brano del Vangelo, Gesù si presentò come nuovo Mosè. Che cosa scrisse San Luca? Luca 9, 22-25. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere vituperato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi
Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero e perde o rovina se stesso? Gesù si rivolgeva alla gente, alla folla, con queste parole: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la croce. La croce fu fatta da legno, simbolo di un albero. È la croce di Gesù che porta la vita. Chi fa questa scelta salverà la propria vita. Chi rinnega la croce di Gesù perderà la sua vita. Ancora è un cammino, perché lui diceva: chi vuole venire dietro a me, venire con Gesù è un cammino. Carissimi, dinanzi a noi questi 40 giorni è un cammino. E ancora oggi il Signore ci rivolgeva: carissimi miei, queste sono le due strade. La via che porta alla croce di Gesù. Venerdì Santo, ma anche di salvare la vita, cioè il Pasqua, Santo Pasqua. E l'altra via o strada, cioè di rifiutare, annegare se stesso a seguire Gesù su questo cammino. Chi fa questa può o possa guadagnare il mondo intero, ma perderà o rovinerà se stesso. Un cammino. Ieri ho sottolineato che Dio versa un'acqua su di noi. Poi presentavo due simboli, segni, sull'un pianto o un fiore, poi una roccia. Per Dio questa versare le acqua non è una perdita di acqua, perché lui sa che questa acqua può purificare la roccia. Finché l'uomo scopra la bellezza di questa pietra, perché venga pulita la sporcizia. Poi con il fiore, con il bagnare del fiore, questa per far crescere il fiore. Il giorno dopo, oggi, 18, si presentò queste due strade: ciò che porta alla vita, salvare da vita, è ciò che porta alla morte. E dinanzi a noi è la croce di Gesù, l'albero che salva l'uomo. Il Signore Gesù ci invita tutti noi carissimi a fare questa scelta. La strada che porta a venerdì santo su questo cammino, la scelta che porta alla salvezza della nostra vita verso il venerdì santo. Chi rinnegherà questa strada rovinerà la sua vita. La scelta è chiara. Che cosa dobbiamo fare? Su questa strada abbiamo bisogno dell'ascolto della sua parola, perché è ciò che ci guida su questa strada, ciò che ci guida su questo cammino. La croce di Gesù, che rappresenta il rapporto verticale con Dio su questo cammino, di chiedergli la santificazione, l'illuminazione, la protezione, ma anche quello orizzontale con i nostri amici. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci porti tutti noi la grazia e la forza di scegliere la strada che porta verso la croce di Gesù, a venerdì santo, finché possiamo tutti noi salvare la nostra vita su questo cammino. Anche oggi la pace del Signore regni nei vostri bellissimi cuori. Amen. Buona giornata a tutti.